Spesso non ci si trova su quello che è il concetto vero di formazione. In questo momento la realtà che è più presa di mira sono appunto i giovani, accusati di non arrivare nel mondo del lavoro preparati. E effettivamente c'è qualcosa che non va. E allora cosa fa? Si cerca appunto di sensibilizzare. Sensibilizzare chi? Beh, i tre attori principali di questa scena, no? Innanzitutto le scuole, che dovrebbero avere la possibilità di poter svecchiare, di poter cambiare. In secondo luogo ai colleghi, chiaramente, quindi ai parrucchieri. Perché dico ai parrucchieri? Perché oltre a insegnargli quelle che sono le maestranze, quindi il mondo del lavoro reale all'interno di un salone, ma anche quello di farli rinnamorare, perché la professione può ancora oggi sicuramente portare quello che è l'eccellenza italiana nel mondo. E veramente per ultimo, ai formatori, coloro i quali ogni giorno si prendono la briga, e qui ci sta a dirlo, la briga, di formarli questi giovani, di formare questi futuri parrucchieri. Bene, a loro dovrebbe essere dato d'obbligo, e lo sottolineo, d'obbligo, quello di dover avere degli standard formativi di qualità riconosciuti con tanto di qualifica, perché non ci si deve più inventare. Dico, c'è bisogno di tutti voi, perché da soli abbiamo sì le idee, ma insieme possiamo concretizzarle.